Sì, rispetto appunto all'attività di questo anno del 2022, rileviamo quindi che la situazione sta raggiungendo i livelli del pre-Covid, quindi abbiamo una serie di interventi molto, molto cospicue sul territorio. Che sono generati e possono essere appunto effettuati grazie al lavoro di rete. Quello che possiamo dire di di questa rete antiviolenza è che c'è un grosso lavoro sistemico tra i vari servizi coinvolti, primi tra tutti i servizi sociali dei comuni. Ma anche tutti i servizi specialistici che vanno a integrarsi rispetto ai progetti che vengono portati avanti dalle donne, ma che in realtà poi danno i propri effetti su tutti i membri di questo nucleo familiare che necessita di attenzione. Quindi in particolare di chi si occupa dei minori, delle scuole presso le quali noi possiamo fare degli interventi di prevenzione e di informazione rispetto al nostro operato, quindi alla nostra esistenza sul territorio, sulle modalità di accesso, ma anche tutto il socio-sanitario che in questo territorio è molto forte, molto presente e che risponde sempre in maniera puntuale a tutte le nostre richieste di intervento. I percorsi, come dicevo, sono lunghi, sono difficili, ma non sono impossibili, anche grazie al progetto di Regione Lombardia che prevede appunto il supporto rispetto all'orientamento lavorativo e appunto all'esigenza abitativa delle donne che presentano queste necessità nel momento in cui escono dal nucleo dove appunto si agiva la violenza e che comunque diciamo malsano, ecco, mettiamola così.